Qui siamo a Ubla, il confine più a nord fra Ucraina e Slovacchia. È un confine di dimensioni medie, molto più piccolo rispetto a quello di Vyšné Nemetské, dove siamo stati ieri. C'è stato un passaggio di 2.700 persone nelle ultime 24 ore. I primi giorni sono arrivate soprattutto persone con la macchina, adesso inizia il flusso di persone che arrivano a piedi. È previsto un aumento del flusso nei prossimi giorni e questo è il campo di prima accoglienza dove vengono distribuiti indumenti, cibo e generi di prima necessità. C'è un altissimo numero di volontari, fortunatamente sono tutti ben organizzati e organizzano passaggi soprattutto per le persone che arrivano. Okay, so my name is Arthur. I am a volunteer on the Ukraine and Slovakian border here in the Ubla village. Every day, probably 2,000-3,000 refugees are coming through the border. We take care about them and try to arrange the transport and the accommodation for the families here in Slovakia and also in Czech Republic. But many families are going abroad to Germany, to Netherlands, to Italy, Spain, etc., etc. So we try with my colleague to do the best for them and organize the transport for them.